mancano dottori, è tutto un macello. Siamo senza endocrinologo, siamo quasi senza ortopedici. Siamo in fortissima sofferenza, tant'è vero che come medico elbano sono rimasto solo io nel pronto soccorso. Un solo ospedale per 30.000 abitanti, che d'estate possono arrivare fino a 250.000 con l'arrivo dei turisti. Sull'isola d'Elba, l'ospedale di Portoferraio è in carenza di medici come di infermieri, complice una grande difficoltà a reperire alloggi a prezzi abbordabili. La carenza dei medici, come avviene dappertutto, ovviamente qui si sente ancora di più, perché siamo, diciamo così, un ospedale di prossimità. Un po' tutti i reparti sono carenti, anche il reparto che dirigo io della medicina interna, sull'organico ci dovrebbero essere 9 medici più il direttore, più il primario, e attualmente in pianta organica ne mancano 3. Mancano dottori, l'assistenza è minima, non... Io ho avuto l'occasione di andare a pronto soccorso e sono stato lì una vita, sono stato buttato lì una vita. Il problema è quando c'è dei ragazzi o dei colleghi che si vogliono proprio trasferire all'Elba, che è difficile trovare ambienti dove stare. Tante case vengono utilizzate per gli affitti estivi e quindi non vengono date in affitti prolungati, oppure hanno dei costi veramente eccessivi, quindi scoraggiano. Per incentivare l'arrivo di nuovi medici, la Regione Toscana ha messo un avviso di reclutamento rivolto ai medici del Servizio Sanitario Toscano interessati a lavorare da 1 fino a 5 settimane, offrendo vitto, alloggio più indennità da 2.000 euro a settimana. Si mette in contrapposizione lo stanziale, quello che fa i servizi, e quello che viene da fuori che prende una barca di soldi. Certo che per chi lavora qui, sapere che vengono delle persone che fanno il tuo stesso lavoro e che prendono molto più di te, insomma, un po' di sconcerto l'ha lasciato, però mi rendo conto che penso che sia determinato dall'emergenza del momento. Se arrivano dei colleghi e hanno dei trattamenti migliorativi, non dobbiamo essere poi invidiosi. Magari speriamo che qualcosa venga riservato anche agli stanziali.